Proprio belli minerali, ragazzi, come ad esempio questa piastra di quarzo fluoritizzato che sicuramente conoscerete già. Bella proprio. E i minerali sono una passione incredibile, sono un mondo fantastico. E io ho pensato di condividere questa passione con voi. Con voi che magari potreste essere interessati al magico mondo dei minerali. Sto parlando ad bassa voce perché sto registrando ancora una volta di notte, dopo una giornata di lavoro, ma ho pensato bene e penso che sia forse una cosa interessante da fare. E cioè, l'avrete capito anche dal titolo, quello di riaprire il gruppo Telegram. Non so esattamente quando vedrete questo video, ma ho pensato che forse possiamo riprovare. Non so se vi ricordate, ma l'ultima, cioè, il gruppo è stato chiuso senza andare troppo per le lunghe perché una persona che ho avuto purtroppo la sfortuna di conoscere vi si era intrufolato dentro sotto falso nome con un falso profilo e si era spacciato per un'altra persona. Si era spacciato per un appassionato di minerali, ma poi è uscita lui stesso, l'ho scoperto, insomma, e ho dovuto quindi bloccare tutto quanto per evitare che potesse ritornare dentro al gruppo e creare problemi, soprattutto con me, visto che comunque è una persona che purtroppo era particolarmente, diciamo, ossessionata da me. Ma non mi dilungherò, ma penso che se qualcuno di voi vuole capire un po' di più, può andarsi a vedere un video che ho caricato, se non mi ricordo. E nel caso mi ricordi male, comunque non intendo caricarlo questo video. Quindi forse l'ho caricato, però se non l'ho caricato non lo caricherò più. Ecco perché non voglio stare a uscire fuori adesso tutta questa storia qua. Fatto sta che per colpa di questa persona, appunto, ragazzi, io ho dovuto chiudere il gruppo. Ho dovuto chiudere il gruppo. Meno male, stavano per cadere alcuni minerali che ho qua sul tavolo. Dicevo che appunto ho rimosso il portale d'accesso, ecco perché molti, o comunque in alcuni di voi avevano detto che il link era scaduto. Semplicemente ho rimosso il portale d'accesso per evitare poi di poter entrare nel gruppo. Ho avuto ancora dei problemi con questa persona dopo ciò. Ma non vi starò qui a spiegare. Fatto sta che dopo un po' il problema si è risolto e comunque sia, poi ho voluto aspettare un po' di tempo che comunque fosse effettivamente calma la situazione. E oggi ripensando ci ho detto, ma sì, dai, proviamo a riaprire il gruppo. Perché dopo tutto il gruppo, da quando c'è stata questa chiusura, è praticamente morto, perché comunque non c'è più magari un afflusso di persone, non c'è più uno stimolo per continuare a scrivere, a parlarsi, quindi è praticamente morto. Quindi voglio ridargli vita, voglio dargli una seconda vita, sperando che non si verifichi ciò che è successo in passato. Quindi, che cosa significa questo? Significa che molto presto avrete di nuovo l'accesso al gruppo. E come funzionerà? Perché ragazzi, non sarà più come prima, anche perché purtroppo gli altri due amministratori che mi aiutavano ad amministrare il gruppo non si sono più. Non sono più stati disponibili a continuare questa cosa.
Uno perché è da tanto tempo che è praticamente inattivo su Telegram, l'altro perché mi ha contattato poi in privato, mi ha chiesto di potersi togliere questo compito di dosso perché aveva altro a cui pensare e io non potevo dire di no. Quindi mi ritrovo anche senza amministratore, quindi al momento mi ritrovo a dover gestire tutto da solo. Poi ovviamente proverò all'interno del gruppo a cercare un qualche amministratore, perché ovviamente non posso mettere prima che capita. Questo poi sarà un problema secondario. Magari se tutto funziona e si ravviva il gruppo, salterà fuori qualcun altro disposto, diciamo, ad aiutarmi. Per intanto, quindi vi spiego un attimo come funziona. Troverete nella descrizione dei video, ma ancora non so di più da quando esattamente, troverete un link che vi porterà al canale Telegram di Mineral Extreme, dove vi verranno fornite le istruzioni. Ovviamente, come ho detto, non sarà più come prima, quindi la procedura di accesso al gruppo si divide in due, diciamo, parti, in due step. La prima, appunto, sul canale Telegram, dove vi verranno forniti i primi, diciamo, le prime istruzioni per poter entrare nel gruppo. Dopodiché, da lì vi verrà fornito un accesso a una seconda parte, dove ci sarà la seconda parte, il secondo step con le ultime istruzioni e soprattutto con il link di accesso al gruppo. E poi, appunto, potrete accedere al gruppo. E là, ovviamente, poi c'è il percorso guidato che vi fa vedere un po' le regole, insomma, tutto quanto. E quindi sarà così per il momento. Ho deciso di applicare questa procedura qua per cercare di rendere più sicuro l'accesso e per cercare di filtrare eventualmente qualche account falso. Quindi in questo modo più o meno dovrei riuscire a capire se c'è un account falso o meno. Quindi evitate di crearvi falsi account perché me ne accorgerò. E niente, ragazzi, quindi voi sarete dentro una volta fatto ciò e quindi potrete far parte del gruppo di Mineral Extreme e potrete condividere anche voi la passione per i minerali, perché appunto è giusto condividere anche con voi questa passione. Però ragazzi, mi raccomando, che non succeda più quello che è successo, quello che è successo appunto, e che ha causato la chiusura, la seconda chiusura del gruppo. Quindi mi raccomando, ragazzi, ripeto, non so ancora quando, forse in questi giorni, sto solo un attimo perfezionando tutto e ultimando tutti i dettagli, però poi sarà tutto pronto, troverete il link nella descrizione sotto a ogni video. E niente ragazzi, quindi ci tenevo a informarvi di questa cosa, anche se dal tono di voce non si direbbe, però non posso gridare purtroppo, come non posso neanche, diciamo, come sono anche con quest'anca, quindi abbiate pazienza. E niente ragazzi, quindi vi aspetto sul gruppo Telegram. E ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, alla prossima. Belli minerali, molto belli.